Tra stile di vita frenetico, impegni, vita sociale, fare la dieta è letteralmente impossibile. Centinaia di migliaia di persone provano invano ogni anno a mettersi a dieta, finendo inesorabilmente per fallire. Facile avere quel fisico se stai tutto il giorno a fare niente e pensare solamente ad allenarti e mangiare, dicono. Uno dei motivi per cui più spesso le diete falliscono è che non si ha il tempo per stare a dieta. La dieta, tra fare la spesa, preparare i pasti, a meno che non si mangi in maniera tristissima, richiede del tempo. E questo non possiamo negarlo. Ma è sempre colpa della dieta o forse non ci sappiamo organizzare? Senza dubbio, se ogni giorno devo passare dal supermercato a fare la spesa, poi devo preparare il pranzo, poi devo preparare anche la cena, a meno che cucinare non sia proprio la nostra passione oppure facciamo un lavoro veramente molto tranquillo, diventa tutto particolarmente complesso da gestire. Come tutte le cose complesse da gestire, poi sicuramente non avrà una vita lunga. Perché per quanto poi posso essere motivato, dopo un po' la motivazione ci lascia. E quando poi ci troviamo in un periodo magari più difficile, magari in cui non abbiamo tempo, se dobbiamo scegliere tra fare la cosa più difficile, ovvero preparare magari il pasto, magari quando siamo stanchi, magari a fine giornata, oppure la cosa più semplice come ordinare da sport, sceglieremo senza dubbio la seconda. Lo faremo una volta, poi ci accorgiamo che non è niente di drammatico, allora lo faremo la seconda volta, poi la terza, poi la quarta. Perderemo pian piano l'abitudine di stare a dieta, semmai l'avessimo sviluppata, ci ricorderemmo pure di quanto fosse difficile stare a dieta e coordinare e congiungere tutto quanto, e poi ci racconteremo a noi stessi che stare a dieta non fa per noi. Ah ragazzi, io sono Luca, sono un dietista e su questo canale parlo di alimentazione sana, soprattutto negli sportivi, aiutandovi ad ottenere i vostri risultati in maniera più semplice, facendo meno sforzi, rendendovi più consapevoli delle vostre scelte alimentari. Nel video di oggi non vi darò una soluzione definitiva a questo problema, anche perché di soluzioni definitive, per quanto possiamo cercare, purtroppo non esistono. Vi parlerò semplicemente di un metodo per stare a dieta, per seguire la dieta, che può semplificarvi le cose nel caso in cui la gestione e il tempo siano l'elemento limitante che non vi permette appunto di riuscire a seguirla. In realtà poi può aiutarvi anche a sgarrare meno, perché riduce la tentazione di farlo, di mangiare altre cose, dato che in realtà tutto quello che abbiamo da mangiare per la dieta lo abbiamo già pronto. Inutile girarci attorno, sono sicuro che l'avete visto in copertina o comunque sul titolo, sto parlando del meal prepping. Il meal prepping è una tecnica, un modo di gestire semplicemente la dieta, che prevede di preparare in anticipo tutti i piatti che verranno poi mangiati nei giorni a seguire e poi appunto mangiarli, perché non bisogna fare altro, essendo già tutto pronto basterà semplicemente scaldarli e consumarli. Il meal prepping è una strategia positiva per riuscire a stare a dieta, perché effettivamente riduce la frizione che abbiamo nel mangiare sano, semplicemente perché ci allevia dal carico di dover cucinare tutti i giorni tutti i pasti, magari quando non abbiamo voglia, magari quando non abbiamo tanti alimenti a casa, magari quando siamo proprio stanchi dopo una lunga giornata lavorativa e siamo tentati di mangiare qualcos'altro piuttosto che stare a dieta. Inoltre, come anticipavo, ci porta anche a sgarrare di meno, perché devo proprio materialmente buttare il cibo che ho preparato in anticipo per poterlo fare, quindi è un ostacolo mentale in più che ci divide da uno sgarro. Wow Luca, allora il meal prepping è proprio la soluzione definitiva. Adesso mi cucino 12 kg di pollo e li mangerò per tutto il mese. Ecco, meglio di no. Il meal prepping infatti ha anche degli aspetti negativi che bisogna attenzionare. Quando si fa meal prepping, uno dei rischi che si corre, soprattutto se non si è molto esperti, è quello di preparare un singolo alimento magari in quantità proprio industriali e finire per mangiare solo quello nelle settimane e nei mesi a venire. Questo quindi ci porterà a seguire una dieta molto triste, la classica bro diet, la dieta del riso, pollo e broccoli, perché effettivamente sono gli alimenti più semplici da preparare, sono alimenti sani, sono alimenti salutari, quindi ci rifugiamo in quelli. Cosa succederà poi? Che il riso, il pollo e i broccoli ci stuferanno, ci usciranno praticamente dalle orecchie e quindi smetteremo per un po' e associeremo sempre la dieta ad un ricordo negativo, che era quello di mangiare in maniera triste, e quindi semplicemente non torneremo più a seguirla, la molleremo e ci diremo sempre che non siamo fatti per stare a dieta. Un altro aspetto negativo di attuare un comportamento del genere è che una dieta fatta soltanto di riso, pollo e broccoli, per quanto possono essere degli alimenti salutari e per quanto possono essere anche molto ricchi magari di micro e di nutrienti, comunque di macronutrienti che vogliamo nella nostra dieta, renderanno comunque la dieta poco varia e per cui sarà carente di alcuni micronutrienti
alimenti o di alcune tipologie di fibre che sono molto importanti per il nostro organismo. Ecco, una dieta, seppur sia fatta solamente di alimenti sani, se non è comunque varia, non è una dieta salubre. Un altro limite poi sta nella conservazione del cibo. Non si può pensare di cucinare per un esercito e per mangiare la stessa cosa per tutto il mese. Il rischio poi è che le cose vadano buttate e noi saremo tristi perché abbiamo buttato il cibo e non abbiamo niente da mangiare perché in frigo ci sono solamente dei piatti andati a male. Mentre faccio la pausa, bevo un sorso d'acqua dalla borraccia di Pumpling. La trovate su Pumpling, codice sconto Lauda. È super carina, c'è un sacco di sushi. Allora direi di farvi vedere io come si fa efficacemente meal prepping, cercando di bilanciare la varietà della dieta con la comodità di non dover cucinare ogni giorno. Ve lo faccio vedere preparando 5 cene che vanno dal lunedì al venerdì in un solo giorno, così che poi fino al prossimo weekend non dovrò né cucinare niente né pensare a cosa dovrò mangiare per cena. Direi di iniziare. Il primo passo quando si fa il meal prepping è organizzare bene quello che bisognerà mangiare durante la settimana, così da sapere in anticipo cosa comprare, cosa preparare e non finire con qualcosa di improvvisato. Il mio suggerimento è quello di creare un vero e proprio schemino settimanale di quello che andremo a mangiare, che poi ovviamente potrà non essere rispettato alla lettera, ma potranno essere magari cambiati i giorni, ma almeno ci aiuta a distribuire gli alimenti nella settimana cercando di essere il più vari possibile. Poi, in base a quello che abbiamo scelto di preparare, in base a quello che abbiamo già in dispensa, scriveremo la lista della spesa. L'idea di base è quindi quella di fare un menu settimanale. Queste qui sono soltanto le cene che mi sono programmato di dover fare. La programmazione che ho fatto prevede lunedì riso, merluzzo, spinaci e olive. Credo che il merluzzo sia quello che vada consumato prima, perché comunque non immagino l'idea di consumarlo fino al venerdì. Poi martedì couscous, pollo, pomodorini, olive. Mercoledì legumi, tofu e spinaci. Giovedì riso, pollo, zucchine. E invece il venerdì legumi, schirella e pomodori. C'è ovviamente qualche ripetizione, ma è proprio necessaria a rendere più comodo il meal prepping. Ovviamente così taglierò solo una volta i pomodorini, cucinerò solo una volta gli spinaci, solamente una volta il riso, i legumi sono in realtà già pronti, la schirella in realtà è già pronta, anche il couscous è quasi pronto, ma anche il pollo lo cucinerò soltanto una volta. Dopo aver fatto la programmazione di quello che si vuole mangiare, quindi durante la settimana, basterà fare la lista della spesa e, dato che sappiamo già cosa mangeremo, andremo a comprare soltanto le cose che ci interessano. Quindi questa settimana comprerò soltanto il riso che avevo finito, il tofu che non ho, spinaci, pomodorini e zucchine in realtà sono proprio a corto di verdure, gli spinaci credo che li prenderò surgelati perché sono super comodi da cucinare, e poi delle olive denocciolate che aggiungerò come grassi il martedì e il lunedì. Invece per quanto riguarda i grassi degli altri giorni, ma anche qui in realtà con le olive credo di non completare la quota di grassi che mangerò, aggiungerò l'olio extravergine d'oliva e aggiungerò poi magari anche del grana sul riso piuttosto che sui legumi, non credo che ci sia molto, ma lo farò proprio al momento del consumo del pasto. Quindi con questa bella lista non ci resta che andare a fare la spesa. Quando si fa meal prepping si compra effettivamente solo quello di cui si ha bisogno, evitando in primo luogo gli sprechi alimentari, ma allo stesso tempo magari di comprare qualche alimento che ci fa venire più voglia di sgarrare. Siamo giunti al momento della preparazione. Ho preso tutti gli ingredienti. Vedere tutto davanti mi fa capire che in questa settimana mangerò davvero tante cose. Insieme agli alimenti per il meal prepping ho preso anche lo yogurt greco e la frutta che mi serviranno per fare gli spuntini. Quindi niente, adesso si cucina. Si prepara tutto e poi si mette tutto all'interno di questi simpatici contenitori. Questi qui li ho presi su Amazon, che hanno pure gli scomparti separati per mettere ad esempio il primo, il secondo e il contorno. Quindi si prepara, si mette tutto qua dentro e poi va tutto in frigo. Troverete il link di questi contenitori giù in descrizione. Premetto che non mi sponsorizzano in alcun modo, ma l'ho scelto io personalmente tra quelli presenti su Amazon per realizzare questo video. L'ho comprato qualche settimana fa, ce ne sono praticamente 10, li ho testati, li ho provati, mi sono piaciuti e quindi farò appunto il video con quelli che ho utilizzato finora. Adesso non so esattamente in che ordine, ma è il momento di preparare i pasti. Mi sa che inizierò marinando il tofu, perché questo qui per più tempo lo facciamo marinare e più è buono.
solo un minuto riscaldo l'acqua per il couscous. Comunque mi sento tipo uno di quei cuochi nei ristoranti a preparare tutto in una volta. Non ci sono abituato a preparare così tante cose in una volta sola. Comincio a confondermi e quindi diventa necessario spuntare le cose che ho già fatto. Ecco, le olive le ho già fatte. Sarebbe hummus, eh? I legumi praticamente sono diventati un hummus rivisitato con la curcuma. Ok, qui dovrebbe essere tutto quanto pronto, pomodorini, pesce, couscous, pollo, che poi è diventato praticamente tutto quanto pollo con le zucchine e pomodorini, quindi qui c'è stato un piccolo cambio della ricetta. I legumi sono diventati un hummus, un po' modificato con la curcuma, quindi è diventato particolarmente giallo. Questo qui è il tofu marinato, cotto poi in padella, saltato in padella, gli spinaci e il riso in bianco. Quindi non ci resta adesso che fare l'impiattamento, che poi più che impiattamento è una porzionatura. Vediamo cosa avevano ordinato i signori, quindi giorno 1, lunedì, riso, merluzzo, spinaci e olive. Perfetto. Qui c'è già il merluzzo, dobbiamo mettere il riso nei carboidrati, nella porzione, nello scompartino dei carboidrati. Quindi più o meno la metà di questo qui. Il piatto 1 è pronto. Finalmente tutto pronto, le mie 5 cene della settimana sono pronte. Per preparare tutto ci ho messo all'incirca 2 ore. L'unica cosa che non è pronta è questa cena qui, dove mancano le proteine, che ovviamente sono le due schirella. Credo si conserverebbero anche se le aprissi adesso e le mettessi lì, però ha proprio poco senso, tanto vale conservarle ancora in quel modo, magari si conservano meglio, e poi sgocciolarle proprio alla fine, tanto nemmeno le taglio, le mangerò intere, e aggiungerle qui proprio all'ultimo minuto. Come avete visto, ho cercato di variare il più possibile le fonti, poi effettivamente c'è stata anche qualche piccola modifica, ovvero il pollo l'ho cucinato tutto allo stesso modo per una questione di comodità, e sempre per bilanciare la varietà e la comodità di preparare tutto quanto in anticipo c'è stata qualche ripetizione, come ad esempio gli spinaci che si ripetono 3 volte, però una volta sono solo spinaci, una volta insieme alle zucchine e pomodorini, e l'altra volta di nuovo sempre solo spinaci. Ovviamente bisogna sempre fare un po' di sacrifici. Se dovessi preparare 14 piatti diversi per la settimana, per tutti i pranzi e tutte le cene, 2 ore sicuramente non basterebbero. Bisogna trovare la giusta via di mezzo. Non va bene né preparare in lotto una singola cosa e ripeterla per tutta la settimana, e ovviamente nemmeno variare esageratamente. Adesso conserverò tutto in frigo. Questi piatti li consumerò dal lunedì al venerdì prossimo, quindi li conserverò per circa 5 giorni. Conservarli per più tempo potrebbe diventare rischioso, perché potrebbero andare a male. C'è effettivamente chi prepara più piatti in una singola volta, magari appunto tutti e 14, e quindi li conserva per più tempo, ma solitamente poi ne congela una parte e l'altra la conserva in frigo. Poi nella seconda parte della settimana andrà a scongelare e mangiare. Io sinceramente non sono un esperto del meal prepping, non ho tantissima esperienza nel farlo, l'ho provato più che altro perché mi è stato suggerito da voi, e quindi ho pensato di fare una sorta di guida per aiutarvi a trovare il compromesso.
quindi non ho provato a congelare, ma sinceramente non lo proverò perché l'idea proprio non mi fa impazzire. Fatemi sapere se voi utilizzate questa tecnica di preparare tanti pasti in anticipo e come vi organizzate, e perché no, magari datemi qualche consiglio qui sotto nei commenti o comunque condividetelo alla community. In questo video quindi avete visto cosa mangerò per cena tutta la settimana, ma se siete curiosi di sapere cosa mangio effettivamente in una giornata, vi lascio a questo video che trovate qui a fianco. È banalmente il mio full day eating, dove vi porto per un giorno con me e vi faccio vedere la mia dieta. Ci vediamo di là, a presto. No, comunque guardate quanto è organizzato il mio frigo in questo momento.